Un coniglietto, una gabbia, quindi come dobbiamo accudirlo, pulire la gabbia, come si fa? Facciamo proprio un esempio di come accudirlo quotidianamente, ogni quanto si deve fare. Certo, buongiorno a tutti. Allora, la pulizia, della gabbia del coniglio, dovrebbe essere abbastanza frequente. Poi dipende anche da quanto tempo trascorre dentro alla gabbia e dalla dimensione del coniglio. Generalmente la regola principale è che il coniglio deve stare all'asciutto. Come noi adoriamo camminare su un pavimento pulito, anche il nostro animaletto dovrebbe, avere le condizioni igieniche ideali per poter stare più tempo possibile. Nella fattispecie, vi mostro come io pulisco la gabbia a questo coniglietto ariete, che ha pochi mesi. Allora io delicatamente lo prendo. Ricordiamo che la pulizia della gabbia è sempre un piccolo stress per l'animale e quindi va fatta con molta cura. Prendiamo il nostro animaletto, lo mettiamo in una scatolina contenitore di appoggio momentaneamente e poi provvediamo alla pulizia. Io smonto quello che sono gli accessori, quindi questo è il contenitore del fieno, questo è il beverino, la mangiatoia. In questa gabbia provvediamo a sganciare questi ganci laterali, viene via la parte alta e a questo punto io mi trovo molto bene ad utilizzare questo tipo di attrezzo che si trova in ferramenta. Perché? Perché la lettiera potrebbe essersi un po' attaccata e quindi non scende per gravità, ma dobbiamo grattare un pochino. Premessa, questa lettiera che sto usando è biodegradabile, quindi può andare benissimo nella compostiera e che non ci sono problemi. Ecco. Se il coniglio rimane parecchio dentro la gabbia, ce ne accorgiamo perché il coniglio solitamente sporca in un angolino. Quell'angolino si potrebbe pulire anche tutti i giorni. Un cambio totale io lo faccio ad esempio una volta alla settimana. Ecco, ho smosso la lettiera e appunto andrò a metterla in un contenitore che poi andrà nella compostiera, che è qua. Il fondo con cosa lo Il facciamo fondo si può, invece? ci sono varie opzioni. In questo caso io sto usando un pellettato fatto con cereali, scarti di cereali. Generalmente sono tutti prodotti biodegradabili, naturali, e può essere anche carta riciclata, ad esempio. In base al prodotto che scegliamo abbiamo un potere di assorbimento più o meno alto. Per fare una pulizia veramente fatta bene, io di solito prendo un po' d'acqua calda con anche un po' di aceto bianco, una spugnetta e andiamo a lavare per bene quello che è il fondo della gabbia. Poi possiamo asciugarla con un po' di carta Scottex oppure la possiamo lasciare, visto il caldo di questi giorni, 10 minuti fuori e già pronta per essere riutilizzata. Facciamo che abbia pulito con la spugnetta, andiamo a mettere la lettiera pulita, in questo caso appunto una paglia di cereali. Io mi trovo molto bene con questa, ha un buon potere assorbente, non è polverulenta. Altra cosa, non dovrebbe rilasciare polvere, perché l'apparato respiratorio dei conigli è molto molto delicato, quindi non dovrebbe essere polverosa. Lo strato è di 3-4 centimetri, solitamente. Ecco fatto. Andiamo a montare la parte superiore della gabbia. Ecco qua. Gli accessori, anche questi, io li pulisco con la spugnetta, la mia acqua calda, e poi li faccio asciugare. Questo è il portafieno che vi dicevo, che va attaccato come una tasca lateralmente. Il coniglietto da dentro si prende l'alimento. Il beverino, l'acqua va cambiata tutti i giorni, quindi deve essere sempre fresca. Il mangime, la sua ciotolina. Ecco. E adesso possiamo rimettere dentro il nostro amico, che sarà ben contento di tornare a casa sua. Vieni, eccolo qua. Con delicatezza. Ecco fatto. La gabbietta è pronta per ospitarlo. Ecco, adesso è tempo di vacanze. Si può lasciare da solo un coniglietto qualche giorno oppure è meglio portarselo insieme a noi? Allora, portarlo in vacanza è sempre un forte stress, soprattutto il coniglio, lo spostamento per lui è uno stress, che sia da una stanza all'altra, che sia un viaggio in macchina,
È molto molto stressante, bisogna abituarlo gradualmente e bisogna stare attenti al caldo soprattutto, perché già sopra i 25-26 gradi il pericolo che soffra è veramente alto. Quindi sarebbe meglio lasciarlo a casa con qualcuno? Servirebbe sempre l'occhio di una persona che conosce l'animale e riesce a prevenire un possibile problema. Ad esempio, loro sono soggetti a blocchi intestinali. Se non interveniamo subito, il coniglietto dovrebbe rimanere nel suo habitat, nel suo ambiente che conosce. Tutto quello che conosce per lui potrebbe essere forte stress. Oppure andrebbe abituato gradualmente, già in giovane età, con il suo trasportino, con tutta una serie di accorgimenti, e allora forse si ha qualche chance in più. Ecco, mettiamo che uno lo abitui, che quindi se lo voglia portare via. Quindi ci vuole una gabbietta, ci vuole il trasportino, io utilizzerei un trasportino, mi prenderei su la gabbietta sua, che conosce bene, e poi ovviamente il suo alimento, e il fieno, e basta.